Iniziata la protesta perché vogliono distruggere questo sistema che c'è, diciamo, che è il fiore all'occhiello del 118 siciliano, che è quello di Messina, ma questa è una protesta che parte per poi andare a chiudere anche le altre postazioni e le altre province. Noi diciamo no, abbiamo detto no a questo, abbiamo organizzato una serie di gazebi e l'iniziativa è partita da me e dal dottore Savasta per cominciare a formare questi gazebi così, seduti al bar, e è nata invece una vera protesta. Come ha detto il dottore Marcello Savasta, 100 articoli pubblicati nell'arco di 3 mesi, gazebi in tutti i comuni, manifestazioni in tutti i comuni. Non è ancora finita, faremo il gazebo finale. Lo faremo a Piazza Cairoli, come ha annunciato il sindaco di Messina. Dopodiché poi saranno loro a decidere come continuare, cosa fare, ma noi queste firme che abbiamo raccolto, che mi arriva notizia ora che siamo già arrivati ad oltre 25.000 orientativamente, e queste firme verranno portate al Presidente della Regione da parte nostra, dei medici che abbiamo raccolto, insieme alle delibere dei consigli comunali, che sono pure tantissime, che sono state fatte. O si ritira il decreto immediatamente per Messina, ma per tutta la Sicilia, oppure noi continueremo e porteremo tutta la cittadinanza della provincia di Messina a Palermo, ma saranno loro, i sindaci, che sono i detentori della salute del cittadino, a dover decidere cosa fare e come comportarsi.